Eccoci qui ragazzacci e ragazzacce, pronti a continuare in compagnia del vostro Diablotex su Babylon's Fall in versione PlayStation 5 in collaborazione con Playon Italia, quindi il vostro Diablotex qui presente ringrazia tutto lo staff di Playon Italia per avermi concesso questa collaborazione, per avermi inviato un codice della versione completa, ovviamente in versione PlayStation 5. Ringrazio anche tutto lo staff di Square Enix, tutti gli iscritti che mi seguono sul mio canale YouTube. A questo punto possiamo andare avanti con altre stupende missioni e vediamo cosa ci sarà da fare. Vediamo un attimino ragazzi, magari ripartiamo da qui. I duelli verranno lasciati, non so se li faremo, comunque andremo avanti con le missioni qui. Allora, poi i duelli magari più avanti ne faremo alcuni, vediamo un po' come si pone la situazione qui. Ecco, qui sono duelli, sono tutti duelli qui ragazzi, quindi vediamo. Io adesso ho voglia di fare missioni queste qui, quindi non ho voglia di buttarmi sui duelli, ma ok, qui abbiamo fatto già tutto. Maremma ragazzi, e chi se lo aspettava che avevo fatto tutti questi livelli? Non, sinceramente non me li ricordavo, quindi vediamo un po'. Però qui mi sembra che quella missione che abbiamo fatto, che bisogna difendere, vabbè, proveremo a rifarla con la speranza che vada tutto per il meglio, sperando che la missione in questione sia quella, perché io adesso sto dicendo, ma poi non è detto che sia. Vediamo un attimino e vediamo se è quella oppure no, vediamo un po'. Sì. Vediamo un attimino, sì. Infatti ragazzi, oramai ricordavo molto molto bene, però i parametri sono cambiati perché io ho potenziato di più il mio personaggio, addirittura con i potenziamenti che ho inserito ho platinato anche il gioco, quindi come avete visto ho messo nella mia community di YouTube la foto, quindi ora devo vedere se riuscirò a portare a termine questa missione, ma la vedo abbastanza complessa. Però quello che posso dirvi è che, come si può ben vedere, a livello di attacco sono molto migliorato, però se questi nemici si avvicinano troppo lì e fanno danno, insomma vediamo un po'. Ok, vediamo un attimino, tutto sotto controllo, bene, molto molto bene, sì, sotto controllo fino ad un certo punto, perché qui ragazzi questi picchiano, vabbè sì, picchio anch'io, ripeto, ho livellato veramente dei parametri che si fanno sentire. No, sembrava che c'era qualche nemico che mi stava attaccando questa sorta di carro, invece non era così. Ok, certo. Sì, però questi colpiscono talmente forte qui questo carro che non possono fare che in due colpi e me lo buttano giù, insomma, vabbè. Anche l'altra volta eravamo arrivati qui al secondo round, diciamo. Speriamo bene qui. Io voglio solo ben sperare, poi fate voi, Voglio solo ben sperare che riuscirò nell'impresa della missione. E basta. Ricordo che qui arrivava uno, ecco, una serie di nemici che rompevano abbastanza. Diciamo che ho già la nausea di questo livello, Ho veramente già la nausea, ragazzi. Vedete? Vedete, perché qui sparano questi colpi magici e è un casino. No, non ce la faccio, ho detto io, non ce la posso fare. Andiamo avanti, questa missione se ne parlerà più avanti, non mi interessa. No, sinceramente
se devo stressarmi in questo modo, credo che non sia il caso. Io potrei chiudere anche qui il gameplay, perché tanto, da come vedo, la storia principale ormai è stata, l'abbiamo fatta tutta. Però dai, andiamo avanti con altre missioni e vediamo cosa ne uscirà fuori, dai. Non riesco a portare a termine questa missione, vabbè, ce ne faremo una ragione. Oppure mi occorre l'arco o qualcosa. Non ci pensate che io torno qui per adesso. Non ci pensate, scusatemi. Ok, qui tutto fatto. Ok, questi qui non sono duelli, no? Sembrerebbe di no, quindi possiamo andare, via. Cercherò di fare più missioni possibili, ragazzi, non vi preoccupate. Cercherò veramente di fare più missioni possibili. Ma quella lì è devastante, cioè veramente... O devo avere un bastone magico che magari lancio gli incantesimi, perché se no... Vabbè, comunque, adesso andiamo avanti, non mi interessa. Non sono molto interessato alla questione, quindi... Insomma, bene, bene così, va benissimo, va molto molto bene, sì. Va molto bene. Insomma, però non capisco perché mi toglie tutta questa energia, questa cosa qui non l'ho ben capita, se devo essere sincero non l'ho digerita proprio, però vabbè, andiamo avanti. Maremma, che colpo, ragazzi, che colpo, che colpo, sì, un gran colpo, sì. Ma andate, vabbè ragazzi, non dico nulla che forse è meglio. Non dico nulla che forse è molto meglio, eh. Meglio che sto in silenzio che è meglio. Sì, oggi è veramente meglio, ragazzi. Oggi è veramente meglio. Veramente molto meglio, sì. Ok, bene, molto molto bene, via. Eh sì, anche questa missione avevo già provato di farla, se ricordate, con queste esplosioni mi dava veramente difficoltà, sì. Cercheremo di stare lontani dalle esplosioni finché sarà possibile, perché poi insomma... Finché sarà possibile io ci provo, ragazzi. Io ci provo, poi non vi prometto nulla. Non vi prometto... Ah, siamo subito su un altro livello qui, eh. Siamo subito su un altro livello. Vediamo un attimino. Ok. Ok. Bene, 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 sì. Ce l'abbiamo fatta, così sembrerebbe. Ce l'abbiamo fatta a fare questo piccolo tragitto, perché
la missione non è conclusa e non so neanche se ce la farò, perché con tutte queste esplosioni, bah, con tutte queste esplosioni, insomma, non so in che modo se ne uscirà fuori, ma va bene. Ma va bene. Ok. Ok. Benissimo, ragazzi, sì sì. Benissimo. E beh. Allora, vediamo un attimino qui, perché sinceramente la vedo un po' complessa, non vorrei usare un'altra resurrezione in breve tempo, insomma. Anche perché poi al boss, in caso arriverò al boss, perché con tutte queste esplosioni non ho resistenza, come si può ben vedere. Via, andiamo. Andiamo qui. Ho già finito tutte le pozioni quasi, eh. Ho già finito tutte le pozioni, ragazzi. Va bene. Va bene. Le ho quasi finite tutte, quindi. Via. Io vado, eh. No, voi seguitemi, ma io vado. Io vado. Qui siamo al capitolo 4, quindi sarà bello impegnativo portarlo avanti. Sì, ecco qua. No, non ce la farò, ragazzi. Eh no, purtroppo. Non so, veramente non saprei come ne uscire. No, è impossibile al momento, non lo so. Non so veramente in che modo andremo avanti, Aspettiamo qui. Resurrezione in corso, ci vuole un po' di tempo, ma va bene, ma va bene. Ma va bene, ragazzi, sì. Ok. Ok, via. Ma questo perché è un po' così, perché è così complesso da buttare giù questo nemico, me lo dite un attimino? No, perché maremma, ragazzi, no, non l'ho ben capita perché è così. Ah, ok. 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 Sì, ma tutte queste esplosioni, vabbè, dai. Ma è mai possibile che io questo livello non devo riuscire a completarlo? Ma è mai possibile una cosa del genere? No, ditemelo voi, perché io alzo le mani e non dico più nulla, al riguardo della missione qui. Via. Sì, buonasera a tutti, come no. Sicuramente mi fermerò qui, Voi contateci, l'importante che voi credete in quello che fate, ma soprattutto in quello che pensate e che dite, perché. Io me ne vado chiaramente da qui. Sì, ancora.
missione più... Vabbè. Va bene. Va bene, non vi preoccupate. Il prossimo stage sarà il boss, quindi... E su questo non ci sono dubbi al riguardo, eh. Ok, sì, sì. Abbiamo anche uno sulla torretta qui, ma io vado avanti. Anche perché adesso ho solo una resurrezione o due. Ho perso i conti, non so. Via. Pozioni non ne ho più, ragazzi, quindi non... mettetevi l'anima in pace che io avrò delle agevolazioni per portare a termine questo livello, perché siamo messi veramente male. Siamo messi veramente male. Sono messo veramente male, ma comunque ci provo. Non è che non mi tiro di certo dietro, eh. Sia chiaro. Vediamo un po'. Io non so quanti nemici devono ancora spuntare fuori qui, eh. Non ne ho proprio idea, perché oramai possiamo aspettarci di tutto. Veramente di tutto. Ah, ok, sono usciti un po' di... un po' di fenomeni da baraccone sono arrivati, eh. Eh sì. Bene, va benissimo, ragazzi, sì sì. Ok, via. 2000 esplosioni arrivano qui, eh. Veramente. Ai ai ai. Ai ai ai. Ai ai ai. Se vabbè, tutta la banda. Ma voi ditemi, ma è possibile una cosa, una situazione del genere qui, ragazzi? Che poi senza queste esplosioni sarebbe tranquillo da fare il livello. E sono queste... sono queste esplosioni che mi creano problemi, non è il resto. Altrimenti sarebbe veramente facile, come lo è sempre stato, eh. Proviamoci. Tutto sommato, proviamoci ugualmente. Ora siamo fin qui, siamo arrivati fin qui. E non è che mi tiro dietro all'ultimo, eh. Eh no. Vediamo un attimino qui. Bene. Bene, bene, molto bene. Sì, sì. Lo mandiamo giù, forse. Forse. Comunque un margine di miglioramento in confronto all'altra volta che ho provato a fare questo stage, sì. Ho un margine di miglioramento, perché credo che tutto sommato riuscirò a portare a termine la missione. Infatti ci sono riuscito e sono contento di questo, perché sta a dimostrare che i miei sacrifici nel gestire i potenziamenti del personaggio non sono stati andati a vuoto. Insomma, qualcosa sono serviti. Si poteva far di meglio sicuramente. Comunque andiamo avanti e vediamo un po' il da farsi qui, eh. Andiamo avanti, vediamo un po'. No, di leggendario non ho nulla. Ma lo sapevamo fin dall'inizio, quindi... che di leggendario non ho veramente nulla, ragazzi. Allora, vediamo un attimino di fare
un altro, sì sì, un altro gameplay qui, una, no, un altro gameplay, un altro stage, ecco. Vediamo un po' qui dove siamo. Assolutamente no, quindi, ma no, ma qui, allora dobbiamo andare sotto il garden, ok, ricordiamo questo, eh. Mm. Ah, qui ho solo tre resurrezioni, neanche cinque, ma tre. Sì, però allora se mettete queste missioni un po' più complesse, non dico 10, ma 5 resurrezioni sarebbe l'ideale. Vabbè, me ne farò una ragione. Me ne farò una ragione, ragazzi, va bene? Va bene, vai. Vediamo un po' a che livello sarà impegnativo qui. Vediamo un po', vediamo un attimino. Se anche... Allora, se non tirano le bombe, ragazzi... Tre resurrezioni. Eh no, e anche qui è così, dai, è proprio la modalità... Quindi, visto che la modalità è così, ragazzi, io me ne vado avanti. Dove posso evitare gli scontri, li evito, perché a questo punto non posso... Si è capita che la modalità è questa, su questo tipo di stage, quindi se si può evitare, meglio. Se si può evitare, molto meglio, eh. Ok, via. Andiamo un po', va bene. Ok. Va bene, va molto bene, sì. Va molto molto bene qui. Tutte queste esplosioni, ragazzi, ma come... Vabbè. Ditemi un po' come posso portare a termine una missione del genere, comunque. Comunque. Ditemi voi come la posso gestire. No, ditemelo voi, perché io sinceramente non lo so. Non lo so. Cioè... Grazie a queste esplosioni mi possono creare problemi, altrimenti non riuscirebbero a far nulla. E vai! Una resurrezione è già andata via. Perfetto, iniziamo veramente bene. Iniziamo veramente in grande stile. Molto, 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 va benissimo. Va benissimo. Aspettiamo 2 ore, perché giustamente ci vogliono 2 ore, altrimenti... Altrimenti... Certo, sembrerebbe un po' più breve dell'altro stage, però ragazzi è sempre... Non so. Ora iniziano con le esplosioni e qui, ecco qui, via. Sì, vabbè, buonasera, arrivederci, eh. Arrivederci, poi mi dà anche meno resurrezioni. Vabbè. Lasciamo stare, lasciamo veramente stare qui, eh. No, lasciamo stare perché va bene così. Leggendario. Leggendario, sì. Molto, molto bello, eh. Bene. Va benissimo, come no, certo, certo. Allora, questa missione, ragazzi, andrà male, ve lo dico, eh. No, ve lo dico in partenza, veramente. No, 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 è impossibile.
È impossibile al momento. Sì, al momento è impossibile. È impossibile, sì. Molto, molto impossibile. Posso andare? Non posso, vabbè. Se iniziano, purtroppo è così. È così. In pratica è il livello uguale a quello precedente, pari pari, di pari passo. È di un pari livello, diciamo, eh. Ah, ok, sta andando qui, lui fugge. Cerca di fuggire perché giustamente. Ai ai ai. Ai 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 qui. Ok. Ok. Bene, bene, molto bene. Sì, sì. Molto, molto bene. Molto, molto bene, sì. Ok, qui ce l'abbiamo fatta al momento. Sì, ma non ci sono i presupposti per portare a termine la missione, purtroppo. No, i presupposti non ci sono. Purtroppo non ci sono, ragazzi. Che cosa vi devo dire? Ecco, ultima pozione usata. E ho due resurrezioni. Che facciamo? Ditemelo voi. Ditemelo voi. È impossibile che io riesca a completare questo livello. Ci vorrebbe un miracolo, che magari può succedere, ma io la vedo veramente grigia qui, eh. La vedo veramente male qui la situazione. Comunque, via. Ok. Ok. E basta, però, dai. Non si può andare avanti così, eh. Non si può andare avanti, ok? Ok, via. Vabbè, solo con tre resurrezioni un livello del genere è da pazzi. È da pazzi. Forse è rimasto solo lui? No, assolutamente no. In quell'ondata sì, ma poi... Dai, però, dai. No, questo è... No, no, io me ne vado, ragazzi, io ve lo dico. Andremo a fare altre missioni per adesso, ma questa, se perdiamo, non la ripeterò veramente fino a... Non so fino a quanto, eh. Ok. Bene. Molto, molto bene, sì. Molto, molto bene, ragazzi. Io direi proprio di sì, eh. Direi proprio di sì. Vabbè, tutte queste esplosioni, ma stiamo veramente scherzando. Cioè, io sono potenziatissimo, ragazzi. Non è ma posso...
Ah, le posso respingere anche dietro. E allora qui il discorso potrebbe cambiare. Non adesso, perché oramai... Oramai... Cosa vogliamo cambiare adesso, ragazzi? Non possiamo cambiare nulla. Adesso come adesso non possiamo cambiare nulla, no. Via. Se, ciao, va bene. Andiamo avanti. Sono scoraggiato perché abbiamo solo una resurrezione, quindi... E abbiamo un altro stage prima del boss, se ricordo bene. Sì, prima del boss ne abbiamo un altro. Non abbiamo subito il boss qui, ragazzi. No, no. Vorrei potermi sbagliare, ma purtroppo non sbaglio. No. Bene. Un bel tuffo nel vuoto, Sì, sì. Ecco qui, ragazzi, ho detto io. Dopo di questo stage avremo il boss, ma io ho solo un'ultima resurrezione, quindi è andata. È andata male. Molto male. Molto, molto male. Veramente è andata male, ragazzi. Sì, purtroppo. E dico purtroppo. Io dico purtroppo, Maremma. È andata, Sì, sì. Sì, sì, sì. Ed eccoci al boss, ma non possiamo fare di più. Cioè, purtroppo, se avrei avuto altre due resurrezioni, ragazzi, era fatta. Ma io credo anche una, Io credo anche un'altra resurrezione sarebbe andato... Comunque, proviamo, dai. Non buttiamoci giù, ecco qua, tanto ci buttano giù loro con le bombe, quindi sono loro che con le bombe ci buttano giù, quindi insomma. Insomma. Maremma, ragazzi. E deve ancora arrivare il boss qui. Deve ancora arrivare il boss. Vabbè. Va bene. Va bene. E ora spunterà fuori il boss. Via. Apriamo le danze. Le danze della sconfitta. Perché purtroppo andrà così, ragazzi. Molto probabilmente andrà in questo modo. Anche se io potrei cercare di... però non so se... Se per non far spuntare più fuori i nemici bisogna sconfiggere prima il boss e poi si fermano... Il respawn dei nemici qui non... No, no, ma non ci siamo, no. Purtroppo non ci siamo. Eppure colpisco forte, Colpisco veramente forte, ragazzi. Sto colpendo Maremma. Riesco a colpire con una certa priorità e violenza. Ma è rimasto solo lui già, com'è?
Attenzione ragazzi, perché qui il discorso potrebbe cambiare allora, eh. Se è rimasto solo lui, il discorso potrebbe cambiare. Se non abbiamo le bombe intorno, il discorso potrebbe cambiare di molto. Cosa che non mi sarei aspettato, eh. Ai ai ai. Ah ok, ho buttato giù le bombe, via. Ce l'ho fatta. Wow. Non me lo aspettavo, ragazzi. Non ero molto fiducioso. Purtroppo non avevo molta fiducia nella riuscita di questa missione. E invece mi devo ricredere, perché sono riuscito a portarla a termine. Mi devo ricredere, ragazzi. E beh, sì, mi devo veramente ricredere. Giusto, giusto che vada così, ma io sono contento di questo, quindi... Un leggendario, vediamo un po' cosa mi dà tanto. Ah, ok, 300, questa qui di 300 di livello, sì. Sì. Ne abbiamo altre uguali, con meno livello di potenza, ma questo lo sapete, quindi... Andiamo solo a controllare un attimino, eh. Allora ragazzi, io vado a fare un'altra missione sicuramente, poi magari chiuderemo il gameplay, non lo so. Allora, qui non si è aperto più nulla, ok. Qui abbiamo già qualcosa da fare, no? Qui forse? Sì ragazzi, qui sì, 196 di potenza, o almeno qui abbiamo 5 resurrezioni e la situazione va in un modo più decente e abbordabile, diciamo. Diciamo che 5 resurrezioni è la cosa giusta da dare, anche se io ne vorrei anche 10 se possibile. Anche 10 non sarebbe male. Vediamo un po' se è impegnativa la missione. Maremma 1200, no vabbè, ne abbiamo da camminare qui ragazzi, ne abbiamo veramente un bel po' da camminare, dobbiamo camminare un bel po', va bene. Ce n'è di strada qui da fare? Eh sì, direi proprio di sì. Direi proprio di sì, ragazzi. Sì, sì. Ma dove sono andato? Cioè, mi dovete spiegare dove mi sono tuffato, va bene. Vai, capitolo 1 sicuramente. No? Strano. Strano. Veramente molto strano. Eccolo qui, il capitolo 1 è qui, ragazzi. Vediamo in che... Vabbè, la tipologia di nemici sappiamo che è questa. Speriamo che non ci sia il lancio delle bombe, ma non credo, eh. Non credo. Io non credo. Lo scopriremo tra un po', eh. Tra un po' lo scopriremo, sì. Ma non... No, no, sembrerebbe di no. Però queste lastre ci danno un po' di rogne. Molto meno delle bombe lì, eh. Sì, sicuramente molto, molto meno, anzi... Diciamo che non c'è proprio paragone, quindi. Non c'è paragone, ragazzi, eh. Non c'è paragone, andiamo. Non c'è super paragone, ma va bene. Qui è un casino, ma cosa sono? No, vabbè, qui ragazzi un livello. Me ne vado avanti in questo modo perché voglio fare la strada più semplice possibile, se me lo concedete, perché non posso fare... Dove posso fare la strada un po' più semplice, non... Non me la risparmio, insomma. Allora, sì, sì. Aspettate, voi che arrivo, eh.
a capitolo 2 così. Tutti in volo in pratica, tutti in volo. Ok. Tutto in volo, signore e signori, eh. Tutto in volo e va benissimo. Vediamo un attimino. Vediamo un attimino qui. Già che non ci sono le bombe, ragazzi, allora è solo una questione che ci vuole un po' di tempo, ma il livello lo porteremo a termine. No, non ci saranno problemi di sconfitta. No, no, qui la sconfitta non si parlerà mai di sconfitta per quanto riguarda questo livello. No, è impossibile, non posso perdere, no. Non posso assolutamente perdere, ragazzi. Almeno su questo siamo sicuri, siamo... Sì, vabbè, dai, andate anche un po' più veloci, tanto... È un po' stressante questo livello, così, è un po' stressante, però... Qualcuno deve pur farlo, e quel qualcuno è il vostro Diablotex qui presente. Quindi vai, diamo. Spuntano fuori i nemici come funghi, eh. Come funghi, certo. Diciamo come funghi, poi vedremo il resto. Siamo a metà strada, eh. Sì, siamo a metà strada di questo stage, quindi... Siamo a metà strada, ragazzi. Eh sì. Bene. Ora si va qui, eh. Si va da questa direzione, sì. Sale il muro, questo è il muro del pianto, ragazzi. È il muro del pianto. Ah, ok, vai a perdere tempo adesso, vai. 2 ore qui. Sì. Ne avremo per 2 orette. Ne avremo per 2 orette. Continuiamo a salire, che tanto. Sì, continua a salire in maniera molto buona. Sì. Mi aspettavo qualche nemico, invece non abbiamo nessuno. Da una parte sono un po' dispiaciuto, perché almeno ci sarebbe stato un po' d'azione, però. Però. Però, ah ecco, qualche nemico sta arrivando, eh. Solo perché ho fatto richiesta, altrimenti non arrivava nessun nemico qui, eh. Non sarebbe arrivato nessun nemico, ne sono sicuro e convinto, sì. Andiamo. Che bello. Che bello, ragazzi. Molto, molto... Sì.
Mi sto divertendo, sì. Ok, ok. Ok. Maremma. Ok, vai. Andiamo. Vediamo un po' qui. Ok. Tutto sommato diciamo che va bene, tutto sommato, quindi a livello di resistenza sono messo bene, quindi il livello è solo questione di tempo per portarlo a termine. Via. Abbiamo finito? Niente. E beh, no, non possiamo finire, no. Sì, vabbè, ma perché devo perdere mezz'ora contro... E perdiamo tempo, dai. E perdiamo tempo. Siamo quasi a metà qui. Sì, dello scontro, certo. E questo qui neanche il boss, ragazzi. Poi magari arriverà il boss, che sarà più, magari più semplice di sconfiggerlo di questo nemico qui. Magari il boss sarà più semplice da buttare giù, ma sicuramente sarà in questo modo, eh. Voi state a vedere, ricordatevi queste ultime parole famose del vostro bradone qui, eh. Ricordatevi le ultime parole famose del vostro brado. Ok. Non è che lo buttiamo giù così, no? Fortuna che ho molta resistenza, eh. Fortuna che ho molta resistenza, perché qui senza potenziamenti eravamo giù da molto tempo, eh. Sì, eravamo giù già da tempo, quindi... E non mi dà nulla di buono, va bene. Ah, un'altra sessione così, giusto? Ok. Bene. Sì, sì. Dai, però un salto così non si può fare, dai. Anche perché non si può definirlo nemmeno salto, se vogliamo essere sinceri. Ditemi che arriverò al boss, eh. Ditemi che non... Vabbè, ci... No, abbiamo una... No, abbiamo il boss, ragazzi. Guardate lì. Vai, una bella pozione. Questo... No, non è il boss questo. Non credo sia il boss, eh. Il boss dovrà ancora arrivare, non credo sia lui, no. Il boss qui dovrà ancora arrivare, ragazzi, sì. Dal mio punto di vista dovrà ancora arrivare. Ah, qui lanciano le bombe? Ah no, non so. Però non mi fanno tutto quel... Sono bombe un po' diverse, sì, diciamo che sono un po' diverse come bombe. Bello. Molto molto bello, sì. Ce la facciamo? Chi sarà il boss che deve spuntare fuori? Perché io non ci credo che era qui.
Adesso distruggo questi e arriva il boss. Speriamo non sia un uccellaccio di quelli che va in volo, perché... Speriamo non sia uno di quegli uccellacci, perché non sopporterei una situazione del genere, quindi... Ok. Non sopporterei una situazione del genere, ragazzi, e no. Ma dai, è finita così? Io mi aspettavo un boss, ma di quelli giganti, di quelli... Vabbè, comunque ragazzi, certi livelli sono potenziato anche più del dovuto, perché come avete ben visto ho fatto delle uccisioni veramente in grande stile. Sì, sì, le ho fatte veramente in grandissimo stile, quindi... Vediamo un attimino qui. Ok. Ce l'ho fatta, sì, sembrerebbe che sono riuscito nell'impresa, così sembrerebbe, quindi diciamo che va più che bene, va veramente più che bene, ragazzi. Allora vediamo un attimino, possiamo chiudere qui allora questo episodio di Babylon's Fall in collaborazione con Playon Italia in compagnia del vostro Diablotex. Quindi come sempre io ringrazio il vostro Diablotex qui presente, ringrazio tutto lo staff di Playon Italia per avermi dato la l'onore di portare questo titolo sul mio canale YouTube, per avermi inviato un codice della versione completa di Babylon's Fall in versione PlayStation 5. Quindi ancora un ringraziamento a Playon Italia, un ringraziamento a Square Enix, ringrazio anche tutti gli iscritti e le iscritte che mi seguono sul mio canale YouTube. Il vostro Diablotex vi dà appuntamento con i prossimi gameplay. Ciao a tutti ragazzacci e ragazzacce, e alla prossima, restate sul mio canale perché ci divertiremo. Ciao!